Nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Secondigliano, Isa Danieli ha portato in scena lo spettacolo Rose e Spine di Carlo Faiello, un appuntamento proposto nell'ambito di Affabulazione, progetto sostenuto dal Comune di Napoli con il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. Ai nostri microfoni Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali. Da settembre fino a dicembre 2022 si svolgeranno su tutte le municipalità della città. E questo è diciamo, un disegno fortemente voluto dall'amministrazione Manfredi, dal sindaco e dalla giunta, proprio per cercare di creare il rapporto con le comunità territoriali, quindi per sviluppare le municipalità, per assecondare il disegno che il sindaco ha sempre cercato di portare avanti di città policentrica, cioè di una città fatta di molti centri, ognuno dei quali ha le sue caratteristiche, ha le sue peculiarità e ha le sue potenzialità. L'adolescenza di Miriam Maria smette da un'ora all'altra. Il lavoro di Faiello, magistralmente interpretato da Isa Danieli, riassume tutto il dolore di Maria che si percepisce nei riti e nei rituali a lei dedicati in Campania. Storie e leggende si intrecciano a culti liturgici dove il sacro si fonde con il profano e le credenze popolari sono come il principio del fuoco che genera energia. Le parole di Isa Danieli. E io recito una poesia di Henri De Luca, molto bella, che riguarda il parto della Madonna. E quando partorisce nasce praticamente Gesù. Mi è successo spesso di fare addirittura feci un reading addirittura in una chiesa di Napoli, è molto bella, ma non mi chieda come si chiamava perché non me la ricordo, però devo dire era bellissima ed è bellissimo vedere il pubblico che nel silenzio, no, di questa chiesa che comunque ovviamente si sta sempre zitti quando si è sentire gli applausi che poi fanno. Rose e Spine tra gli eventi culturali della rassegna Extramenia, il centro esploso a cura dell'associazione Domenico Scarlatti presieduta da Enzo Amato. L'associazione Domenico Scarlatti ha inteso con queste iniziative sulla settima municipalità proprio creare una sinergia con il territorio attraverso le sue strutture alberghiere, attraverso questa vicinanza con l'aeroporto e soprattutto attraverso i suoi beni culturali e anche sociali.